Buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo video. È un po' che non registro un vlog, quindi devo un attimo rientrare nel mood giusto. Comunque, mi sono svegliata da un po', devo fare ovviamente colazione. Ho un mal di testa martellante da 3 giorni a questa parte, zona destra, lo sento proprio qui. Io soffro di emicrania, quindi ormai so come gestirla, non prendo medicinali, eccetera. Però quando è così, che sono 3 giorni di fila ed è una cosa tun 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 tun, devo prendere qualcosa, quindi faccio colazione, poi prendo appunto qualcosina. Ho fatto mille analisi, mille cose, anche lì non si è mai capito. Vabbè, sono praticamente un cerotto vivente, cioè sono nata difettata perché ce le ho tutte io. Cioè, dite una. Io ce l'ho, quindi sì, è una vita un po' particolare. A proposito di questo, oggi voglio fare questo vlog perché vi ricordate il discorso che vi ho fatto qualche tempo fa sul mio problema al piede, riscontro gonfiori, cose, bla bla bla. Ecco, oggi finalmente vado dal medico. Dico finalmente perché sono riuscita a, insomma, mettere a posto un po' di appuntamenti, un po' di cose, quindi ho il pomeriggio libero per andare e staremo a vedere se ci dirà qualcosa o se mi rimanderà comunque da qualcuno. Qualcuno di più specifico per fare accertamenti, cose, eccetera. E mi faccio compilare da mia madre perché io sono un'adulta a metà, come dico sempre. Quindi mi dovesse dire o chiedere qualcosa, ci sta lei. Sì, magari verremo a capo di tutta questa situazione dopo. Stavo facendo il calcolo insieme ai miei qualche giorno fa perché questo problema io l'ho riscontrato dopo un episodio che è successo quando eravamo andati a fare una gita fuori porta qui a Roma e praticamente mi ero presa una sorta di slogatura, tant'è che infatti io ho fatto tutte le analisi, tutte le cose perché pensavo di avere proprio un problema a livello di rottura, slogatura, legamento, eccetera, quando in realtà non è così perché parlando anche con le persone, vedendo un pochino anche quello che mi avete scritto, dovrebbe essere più che altro una problematica legata al sistema venoso, quindi tutta una questione un po' più interna, che tra l'altro, cioè, è una cosa che a me succede solo nella parte sinistra e solo sulla parte del piede alta, cioè non è che dici ti si gonfia la gamba o ti si gonfia la caviglia, cioè mi si gonfia proprio solo il piede, quindi staremo un po' a vedere se riusciremo ad andare in fondo a questa questione. Più che altro è fastidioso sia a livello di pesantezza, perché arrivati proprio a fine giornata io sento il piede che quasi mi fa male, è come se pulsasse dall'interno, essendo gonfio, è quel gonfiore che comunque si nota tra un piede e l'altro. E poi adesso che comunque arriva l'estate, io ho dovuto buttare tutte le scarpe aperte che avevo perché non mi entravano. Per intenderci, vi faccio vedere la foto che ho fatto l'altro giorno. Cioè, vedete proprio il dorso del piede? Come nella parte destra si vedono le vene sopra e l'altro invece è proprio gonfio. E questo era niente, era lieve. Quindi, boh, vabbè, staremo a vedere. Spero di sopravvivere. Non lo so, non dico tanto, almeno altri, che ne so, 5 anni per vedere mia sorella che si sposa, cose del genere. Chissà che fine faremo. Comunque, faccio colazione, già sto perdendo troppo tempo. Solita colazione, albume, burro d'arachidi, marmellata. Qua c'è il mio latte col caffè, tra virgolette, perché sapete che io non lo bevo. E questi giorni sto recuperando Moon Knight, che è la nuova serie su Disney Plus della Marvel. E vi dirò, mi sta piacendo tantissimo, veramente tanto. Sarà che appunto, come vi ho già detto anche su Instagram, io sono molto affascinata da tutto questo discorso dell'antico Egitto, gli dei, eccetera, eccetera. Quindi, trattando molto di queste cose, mi affascina parecchio. L'ho iniziata in realtà ieri e sono al quinto episodio, cioè l'ho visto proprio tipo a cena mentre cucinavo, sapete, tra una cosa e l'altra. Sempre per lo stesso discorso che non riesco a guardare le serie TV ultimamente, stando ferma e facendo solo quello, quindi nel mentre, insomma, devo fare altre cose. Però è veramente carina, se eravate indecisi tra la vedo o non la vedo, vedetela. Stavo vedendo il TikTok di questa ragazza, che tra l'altro seguo molto spesso, la adoro, che dice una cosa verissima, di cui vi parlo anche molto spesso io, soprattutto su Instagram. In realtà, vabbè, perché semplicemente è il social dove magari fai le storie, insomma, parli e dici. Vi invito ad andare a vedere il suo video dove appunto dice
dice bene tutte le cose che pensa, perché adesso riassumerle un po' dovrei copiare parola per parola, insomma, non me la resta qui a fare il pappagallo. Però in sostanza dice che ultimamente i social sono un po' discontinui. Nel senso, non si sa mai se quello che fai e magari i risultati che ottieni sono perché una cosa va virale o perché la gente segue effettivamente te, che sia in maniera positiva o che sia in maniera non positiva, quindi che ci sia poi il calo di visualizzazione, eccetera, eccetera. E questa cosa incide tantissimo sull'umore, soprattutto se è una cosa con cui lavori, è una cosa a cui tieni, è una cosa per cui hai speso tanto tempo, tanto impegno nel corso degli anni, ed è una cosa in cui mi ritrovo tantissimo perché io ho mille idee. Ovviamente facendo questo tipo di lavoro il tuo cervello è costantemente alla ricerca di cose interessanti di cui parlare, da farvi vedere, da farvi conoscere. Almeno io la penso in questo modo. Se mi seguite, insomma, penso una ragione ci sia. E a volte è frustrante vedere che l'impegno, le cose, eccetera, eccetera, non vanno come vorresti. Quindi di conseguenza ho passato tutta settimana scorsa abbastanza giù di morale, devo essere onesta. Poi lo sapete, io sono una che pensa tanto e a volte di certo, insomma, non aiuta. Quindi sì, tutto questo per dirvi che ovviamente, ma penso lo possiate notare anche da soli, ho avuto un grande calo delle visualizzazioni, soprattutto qua su YouTube. Io, lo sapete, sono nata su questi social principalmente parlando di make-up ed è la cosa di cui ovviamente continuo a parlare di più. Però allo stesso tempo, quando faccio dei video, delle cose relative solo al make-up, non le guarda nessuno. Quindi rimango un po' nel senso, dove devo andare, cioè cosa devo fare? Quello che diceva questa ragazza è: non mi voglio svalutare, non voglio fare le cose forzatamente solo per le visualizzazioni, solo per avere un riscontro, ok? Io ve l'ho sempre detto, vi porto nella mia vita, vi faccio vedere le cose che mi piacciono, le cose di cui so e che sono certa di cui potervi parlare, perché appunto so. Io so i video che vanno virali al momento e magari le cose che la gente guarda di più, perché ovviamente stando sui social, ripeto, essendo il mio lavoro, devo sapere, no, cosa è più in tendenza. Però non mi va neanche di fare quelle cose e cambiare la mia persona per tutto ciò. Sono costantemente in bilico, come la mia sanità mentale, esattamente. E quindi è dura. Ma si va avanti, si va avanti. Tutto questo per dirvi che la cosa delle visual ovviamente è importante. Cioè, guardiamoci in faccia, nel senso, lavorando anche con le aziende, con aziende di calibri comunque alti, è ovvio che investono su di te nel momento in cui vedono che tu hai un riscontro. Quindi anche questo, insomma, non aiuta in ambito lavorativo. Ripeto, allo stesso tempo io continuo, faccio del mio meglio e questo è. Però mi sono ritrovata tantissimo nel discorso che ha fatto questa ragazza, proprio del fatto che lei abbia detto: il mio umore va in base alle visualizzazioni. E quando lo diceva ho detto: oh mio Dio, è vero. Però, cioè, non possiamo essere arrivati a questo punto. Cioè, io capisco quando la gente dice: magari sono stressata per via del lavoro e magari ha tipo una famiglia alle spalle, ha la macchina, le rate della casa, poi il mio cervello no, va avanti, pensa e fa. Quindi dico: wow. Cioè, non possiamo essere semplicemente felici nella vita perché viviamo, stiamo bene, non abbiamo appunto grandi problemi. Non capisco perché siamo sempre insoddisfatti. Ogni tanto mi ritrovo a pensare e a dire: Ilaria, cioè sostanzialmente hai tutto. Stai bene, hai una famiglia che ti vuole bene, amici, viaggi, fai le cose che ti piacciono, fai il lavoro che ti piace, hai tanta gente che ti segue. Allo stesso tempo, tutto ciò però mi porta anche a pensare a tutte le responsabilità che ho di conseguenza a queste cose che vi ho appena elencato. È tutto così complesso e complicato. Non lo so, magari qualcuno si rivedrà nelle cose che dico. È molto particolare come sensazione. Lo sapete, io mi sono sempre aperta con voi perché è come se foste i miei amici dall'altra parte, no? Ci conosciamo da una vita ormai, mi avete vista tipo in tutte le salse. Non è quello, però non vi nascondo che questo periodo è particolarmente particolare. Utilizzerò questo gioco di parole, particolarmente particolare. È come se avessi bisogno in questo momento della mia vita, una scossa di un qualcosa che cambi radicalmente tutto. Non vi so spiegare. Io sono una persona che adora la sua routine, non mi è mai pesato
il fatto appunto di alzarmi, lavorare, pranzare, pomeriggio fare cose oppure appunto rilavorare, la sera vedere le mie cose, insomma avere, no, quella sorta di schema che si ripeteva ogni giorno. Ultimamente mi pesa molto e non capisco perché, quindi devo capire da che parte direzionare la mia vita. Però allo stesso tempo non voglio vivere una vita insoddisfatta. Che senso ha vivere una vita che non ti soddisfa, se comunque ne hai una sola, capite? Cioè, perché sprecare il tempo? Perché è veramente una palla. O sono io che penso troppo, non lo so. Detto questo, chiudiamo il computer e andiamo a lavorare. Mi sto mettendo a girare il primo contenuto per TikTok, che è una sfida di mascara, che ovviamente sapete che sulle mie ciglia sfigatelle qua posso fare l'ambasciatrice di tutti, ma in realtà la sfilza di contenuti da registrare stamattina è ampissima, quindi sì, questo è solo il primo. Mi sono messa a fare una diretta su TikTok, che sono diventata, non lo so, non so più dove sono, chi sono. Comunque stiamo facendo appunto una diretta mentre mi sto preparando, così poi dopo finisco di registrare tutto il resto delle cose. Vedete qua tutti che salutano, ciao 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 ciao. Sono stata in diretta insieme a voi su TikTok fino ad adesso, che sono le 3, quindi direi che è ora di pranzo. Ho girato qualche contenuto appunto di quelli che mi ero prefissata, ma la live mi ha risucchiata letteralmente. Quando comincio poi a parlare con voi e mi metto a fare, il tempo passa velocemente. Quindi adesso, primo, devo andare a prendere i pacchetti perché mentre ero in live mi hanno suonato 2 volte i corrieri, quindi devo andare a prenderli. E poi appunto pranzare, che appena poi torna mia madre. Ovviamente andare appunto dal famoso dottore. Anzi, devo anche mettere a posto le analisi, le cose da portargli, insomma, da far vedere. Alla fine sono andata di uova strapazzate, verdurine che erano avanzate da ieri, qualche cracker e mi sto guardando le analisi dei vari episodi di Moon Knight, così da capirci meglio, perché questi ragazzi che appunto fanno le recensioni sicuramente ne sanno più di me. Allora, con questa luce un po' soffusa, sono tornata in camera. Tra poi mi preparo che dobbiamo andare, mentre mi sono tutta lucidata perché non ho fissato la base con la cipria. Comunque, oggi ho pianto circa ogni 20 minuti, quindi sto cercando di sventare una crisi isterica, letteralmente. Per fortuna è uscito il video di Jungkook, stanno uscendo praticamente un video al giorno e mi ha un po' rallegrato il fatto che lui abbia pubblicato tutti i loro sorrisi. Questo ragazzo prima o poi mi farà esplodere il cuore. Detto ciò, devo aprire i pacchettini che ho preso prima, perché non li ho ancora aperti. In realtà so già che cosa c'è all'interno, però voglio effettivamente testare con mano. Quindi apriamo il primo, che è quello di Nabla. Ci dovrebbero essere i nuovi prodottini della linea estiva. Il nuovo siero primer viso dal finish luminoso. Puoi condividere con la tua community questo sconto, quindi con l'acquisto del nuovo prodotto avete il 20% su tutto l'ordine utilizzando il codice AURA20. Quindi io ve l'ho detto. Che bello! Ma la pochette... Allora, ogni volta Nabla ci regala delle pochette. Ma questa è bellissima! Il prodottino e una nuova sponge, che tra l'altro è lilla. Ragazzi, io veramente non so se sia tutto un caso. Questa è la Sharp Perfection Sponge. Io adoro le sponge di Nabla. Questa è morbidissima. E questo qui è il prodottino in questione. Bello, tutto viola anche dentro. Si chiama appunto Angel Aura. E rispetto a quello che ho io di Charlotte Tilbury, questo ha un effetto un pochino più trasparente, è proprio più un primer, vedete, quasi gel la consistenza. Profumo molto buono, neutro. L'altro pacchetto è di Cosmify. Quando mi chiedono perché porti le unghie così lunghe, per aprire i pacchi mi sono fatta mettere un po' di scorta delle mie ciglia finte. Sapete, sono le mie preferite, queste qua che abbiamo realizzato insieme. Quindi me ne hanno messe un po', sia delle numero 1, che sono quelle più folte, sia delle numero 2, che sono quelle che praticamente utilizzo tutti i santissimi giorni, che sono queste qui. Trovate sempre il link per acquistarle nell'info box. Poi qui invece ci sono un po' di prodotti, tra cui i nuovi bibronzi di Gaia e altre cose che non so se sono già uscite, quindi non ve le faccio vedere per sicurezza. Questi qua sono i nuovi prodotti di Chiara, il balsamo e lo scrub labbra, e poi la protezione stick 50 più di Lolla. Questa qua sono molto curiosa perché sapete che io sono ossessionata con l'SPF e questa mi incuriosisce tantissimo proprio perché è la versione in stick.
fatta in questo modo. Ora vado a dare le chiavi della mia macchina a mio padre, che la va a portare a lavare. E poi appunto devo un attimo sistemarmi. Sto per scoprire il mio destino, forse. Cioè mia madre qua mi sta accompagnando. Più avanti devo entrare? Già sento un bambino urlanti. Chi si è unita qua? Mia nonna. In teoria mi ha detto che dovrebbe essere... In realtà me l'ha detto tutte. È partito con... Potrebbe essere la postura. Io ho detto no, perché già col personal trainer ci ho parlato, abbiamo visto che non è quella. Quindi ok, una scartata. Opzione 2 era l'opzione del metabolismo, la ritenzione idrica. Io ho detto guardi, non è neanche quello, perché vado alla nutrizionista, abbiamo fatto già gli esami, non è quello. Mi ha detto che non ho nessun problema. Scartata la seconda. Terza opzione, cioè l'unica che rimane, mi ha detto che può essere un linfedema. Ciò vuol dire che il sistema linfatico ha qualche problemino, oppure mi ha detto può essere qualche valvola appunto del sistema linfatico che magari non sgorga, non drena come dovrebbe. Ora mi ha dato un po' di analisi da fare, poi in realtà sono due medici diversi da quello che ho capito, quindi sistema linfatico e cardiologo per tutta la questione vene eccetera eccetera. Io spero di risolvere questo problema, perché oltre ovviamente a un disagio fisico proprio a livello estetico, quindi comunque il piede si vede che è sempre gonfio, quindi anche determinati tipi di scarpe, cose mi danno fastidio anche a lungo andare se le tengo, anche proprio per un problema di viaggi, di cose, viaggiando molto spesso, prendendo molto spesso gli aerei, ovviamente anche questo sicuramente incide ed è un problema. Quindi mi ha detto intanto prossima volta se prendi qualche aereo, qualche cosa, perché io in teoria a giugno devo partire, intanto ti metti le calze, quelle compressive, quelle che avevo detto l'altra volta. Tutto meraviglioso. Ecco mia madre e mia nonna che tornano dalla farmacia. Mo che mi deve venire a chiedere. Ti ho detto Buscofen Act. Buscofen Act. 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 Aspetta, sì. Mo vediamo. Niente, mi è venuta a chiedere se mi serviva qualcosa, perché ripeto appunto devo partire. Magari a breve vi darò qualche info, tra l'altro anche su questa cosa. Quindi io ho detto vabbè, ci stiamo. Cioè mettimi in mezzo anche quelle. Madonna, io non sopporto più sta frangia qua sfilacciata. Vi giuro, una cosa orribile. Guardate che brutta. Meno male che mi stanno crescendo i capelli. Quindi sì, in teoria anche questa è fatta. Adesso appunto c'è tutta la parte dell'analisi. In teoria mi aveva dato da fare anche le analisi, però ho ritrovato quelle che avevo fatto a ottobre, e quindi mi ha detto insomma sì, meno male, non c'è nessun problema. Per fortuna almeno. Meno quello. O comunque sto mettendo un muscolo del braccio. Sto così tenendo la videocamera, vi giuro, è super rigido. Wow, il problema è che è ancora circondato da un po' di adipe, chiamiamolo così. Un adipe carino, per carità, molto coccolosino, però ecco, se mi abbandonaste un pochino più in fretta sarebbe perfetto. Tornati a casa, ovviamente già da un po' mi sono struccata, ho già cenato, stasera costringerò mia madre a vedere questo, perché io ho il cofanetto ma non ho mai visto i dischi. In teoria questo è appunto il concerto online, il The One Concert, e il problema è che non ho capito quale disco contiene il concerto, se è diviso, quindi ora andremo giù a scoprirlo sostanzialmente. Ah sì, sei pronta? Capite l'esaurimento che io provengo da Filter e My Time? Cioè, non so se sì. Capite? Ok. Non vi ho detto forse una delle novità questi ultimi giorni, di quest'ultima settimana, a parte tutti i peli di Amarok che ho sulla maglietta che ora dovrò andare a togliere, che Icy non dorme più nel letto con me. Primo, perché dormendo lei sulla parte alta del cuscino, e ripeto, mi spezzava i capelli, li sporcava un casino. E poi i peli. Soprattutto il periodo adesso che ha fatto il cambio del pelo è stato un disastro, quindi ho detto basta, adesso tu ti metti nella cuccia che sta lì tanto e lei sta buona. Fai vedere quanto sei brava che vai a cuccia. Bravissima, dai, a cuccia, lo sai dov'è la cuccia? Fai vedere quanto sei educata. E ovviamente non lo fa. Ah, stai andando a fare la plin plin allora, eh? Comunque, quindi fatemi togliere la scaletta, se no risale sul letto. Ecco, l'unico motivo per cui riesco a fare questa cosa è perché ovviamente Icy non riesce a salire sul letto, essendo che è nana, quindi ha sempre la sua scaletta. Senza la sua scaletta non riesce a salire. Amarok dorme con me perché ovviamente lui sale. Anche se in realtà ogni tanto la mattina lo trovo nella cuccia
al piano di sotto addirittura. Ultimamente ognuno fa un po' quello che gli pare. Detto ciò, oggi è giovedì, quindi domani è venerdì, ovviamente, e mi devo alzare presto per andare al canile, quindi oggi vi saluto qui. Questo vlog sicuramente tanto già verrà a lungo, perché lo so, già ho parlato un sacco, ma succede sempre così. Quando non faccio i vlog, ecco perché non faccio più i daily vlog, perché se no voi mi vedrete tutti i giorni e non avevo quasi più nulla da dirvi, perché già le cose ve le avevo dette, no, nei giorni passati. E quindi sicuramente tornerò a fare più vlog, perché so che vi piacciono tanto e vi tengono compagnia. Però anche per il discorso che vi ho fatto stamattina, io vorrei fare anche più video di quelli che piacciono a me. Tipo, ho caricato la pump routine, non se l'è cagata di striscio nessuno, ma ok, ormai appunto devo entrare in questo nuovo mindset in cui non è più come una volta, dove carico un video a prescindere da quale video sia, facevo tipo 60.000 views, 70.000 views, così. Quindi va bene anche questo, ok, lo accettiamo. Detto ciò, appunto, io vi mando un bacio grande, grazie per essere stati con me anche oggi e ci vediamo presto.